Il sole non ci invia le sue energie direttamente. È la terra che le riceve per prima e che poi ce le ritrasmette. Con i suoi vari strati eterici, la terra si estende per migliaia di chilometri al di sopra di noi, nello spazio. La reale superficie della terra è molto distante da quella che noi così definiamo. Qui noi tocchiamo soltanto il suo corpo fisico, materiale, e i vari strati dell'atmosfera non appartengono ancora allo spazio cosmico, ma alla Terra. L'atmosfera è la pelle, è l'aura del nostro pianeta, ed è attraversata da correnti di energie cosmiche provenienti dallo spazio, le quali si trasformano al suo contatto. Un raggio di sole non è soltanto un flusso di fotoni come ce lo presenta la fisica. Il sole penetra la terra, la feconda, ed essa si ricopre di fiori e di frutta. Tutta la creazione viene nutrita grazie a questa penetrazione del sole nella terra. Anche l'energia sessuale è della stessa natura dell'energia solare. Ogni raggio di sole, cadendo su un oggetto o su un essere, porta in dono qualcosa. Perfino le pietre hanno bisogno di quella vita che ricevono dal sole, poiché le pietre, anche se inanimate, sono vive. Vale dunque la pena meditare su questo grande mistero. La luce è la quintessenza dell'universo. Il mattino, al sorgere del sole, abbiamo la possibilità di intensificare in noi questa luce viva, grazie al prana contenuto nell'aria. Il prana è un'energia di vita sparso ovunque nella natura, nella terra, nell'acqua, nell'aria, nel fuoco, ma è trasportato principalmente dai raggi del sole e possiamo captarlo e introdurlo in noi attraverso la respirazione. Allora, in quel momento, tutto cambia. L'anima si apre e scaturisce una sorgente. Quando Zarathustra chiese ad Ahura Mazda come si nutrisse il primo uomo, il Dio gli rispose: mangiava fuoco e beveva luce. Perché non imparare anche noi a mangiare fuoco e a bere luce, per ritornare verso la perfezione del primo uomo? Andare ad assistere al sorgere del sole significa salire lungo il pendio della montagna spirituale per raggiungere la vetta. La scienza iniziatica ci spiega che noi siamo costruiti a immagine dell'universo. Anche in noi si eleva una vetta, un sole, il sé superiore. Chi impara a far sorgere ogni giorno il sole dentro di sé si avvicina alla risurrezione.